è stata battezzata nell'ambito della 17ª settimana della lingua italiana nel mondo l'antologia Mezzogiorno in Venezuela, un compendio della migliore produzione poetica di 12 autori venezuelani contemporanei. Il libro è stato presentato negli spazi della libreria Il Buscon dal nostro ambasciatore Silvio Mignano, che ne ha curato la traduzione all'italiano, e dalla poetessa italo-venezuelana Flavia Pescifeltri. Nella traduzione l'ambasciatore Mignano, forse perché a sua volta scrittore e poeta, è riuscito a ricreare l'atmosfera, l'armonia e l'eleganza dei versi con un uso discreto e abile delle risorse infinite della lingua italiana. Nel corso della serata, Jacqueline Goldberg, Gabriella Kisser e Carmen Verdi hanno declamato alcune poesie presenti nell'opera, mentre l'ambasciatore ne recitava la versione in italiano. I ruoli però hanno subito un'improvvisa alterazione quando a recitare in perfetto italiano, tra lo stupore del numeroso pubblico presente, era il poeta Rafael Cadenas, mentre l'ambasciatore Mignano declamava i versi nella versione originale in lingua spagnola. Al margine della manifestazione culturale, l'ambasciatore Mignano ha spiegato al nostro giornale l'importanza della pubblicazione dell'opera, un'antologia bilingue della poesia venezuelana contemporanea. Io direi che tiene dos importancias, la prima per il valore proprio de ellos, e la seconda perché si tratta di traduzione all'italiano, entonces es un puente che stiamo creando entre los dos idiomas, sempre un ejercicio muy importante traducir de un idioma come può essere lo spagnolo a nuestro, che in este caso è l'italiano, por supuesto, però tiene justamente un'importanza maggiore, come dice antes, quando si tratta di autores venezolanos, porque los autores venezolanos, por razones varias, no han tenido hasta ahora el conocimiento que merecen en Europa y particularmente en Italia. Se conoce alguno de los clásicos como Rómulo Gallego, por supuesto, pero tampoco tanto como mereciera. Y los jóvenes o también los menos jóvenes, pero contemporáneos, prácticamente no se conocen. Y en cambio, yo estoy convencido que Venezuela tiene un movimiento literario extraordinario. Entonces, en el mismo tiempo que nosotros, por supuesto, trabajamos para promover la cultura italiana en Venezuela, también sentimos el deber moral, la exigencia de hacer algo para promover los venezolanos en Italia. Y yo personalmente he traducido las 12 poetas que presentamos hoy, que son probablemente la voz más importante hoy en día de la poesía venezolana. Y también es muy importante que han salido con una edición bilingüe al mismo tiempo en Venezuela, con el editorial El Estilete, y en Italia con la editorial Robin, Biblioteca del Vascello, así que el público italiano hoy puede leer con una traducción al italiano esos poetas.